situazione delle donne, come diceva, è ben complicata in questa zona. Noi siamo, sono presente una cooperativa sociale, siamo dal 2004 su questo territorio e gestiamo una casa sequestrata alla Camorra facendo dopo scuola per i bambini del territorio, gratuito. Da lì siamo entrati in contatto con le donne, con i sistemi familiari, donne che a volte hanno problemi perché spesso hanno le situazioni familiari estremamente complesse. E quello che ci siamo detti occorreva intervenire in una maniera un po' diversa, cioè cercando di fargli sì fare una formazione, ma che fosse collegata strettamente a una possibilità di lavoro. E oggi questo è il primo esempio, cioè, oggi in questo locale, che è un nuovo locale, viene aperto a Forcella, ci sono 5 di queste donne del quartiere che sono state assunte per lavorare. È difficile a 41 anni avere un'opportunità del genere, è difficile per i più giovani trovare lavoro, figurati per una madre di famiglia, un po' più grande d'età, quindi non credevo insomma di avere un'altra possibilità. È importante perché comunque non avendo mai lavorato, comunque ci hanno dato una possibilità di lavorare, c'è busta paga a posto, diciamo, tutte queste cose qua che possono servire, diciamo. Il lavoro non c'è, c'è anche pure un po' di pregiudizi verso le persone del nostro quartiere. Alle donne, ci sono brave persone dovunque, ci sono, però partiamo già con i pregiudizi.